il viaggio come metafora ed introspezione. Andando in questi posti, uno non l'avevo mai stata prima, e quello che mi ha colpito è l'umiltà, una cosa, delle popolazioni così povere che sono state così vessate dalla dittatura e anche da soprusi e da situazioni estremamente violente. Sappiamo che il premio Nobel della pace è Aung San Suu Kyi, è stata, adesso è diciamo vinto con la sua capacità di opporre una rivoluzione pacifista contro praticamente la dittatura militare. Lei ha lavorato per anni insieme al padre, il padre è stato ammazzato, lei è sopravvissuta, è stata in prigione lontano dalla famiglia per molti anni, circa 10 anni. E però è riuscita attraverso appunto una rivoluzione pacifista a vincere quello che era la dittatura militare, per cui la speranza è anche quello che si coglie andando in questi posti, è proprio la possibilità di queste persone che hanno attraverso la spiritualità di esprimere se stessi, di essere vicini comunque ad una terra e ad una vita che per loro è possibile anche così, anche dopo, senza portare odio e senza rancore. Questa per me è una cosa, vabbè, che mi ha molto colpito, che il mio messaggio è proprio questo, un messaggio di speranza. Ecco, diciamo che quando Viviana è tornata abbiamo visto le foto insieme, abbiamo pensato subito entrambe che questa mostra aveva qualcosa da comunicare e che doveva riuscire a comunicarla nel modo esatto in cui lei voleva farlo. Quindi un luogo normale, diciamo istituzionale, le quattro pareti bianche, non ci sembrava il luogo ideale per questo progetto fotografico che doveva non solo essere visto con gli occhi, ma doveva essere proprio vissuto. Per cui portare una mostra come questa in uno spazio che per noi è un luogo di rappresentanza, diciamo, di ciò che è sacro, di ciò che ci induce all'introspezione, alla spiritualità, ci sembrava anche un modo di farla arrivare più facilmente toccando i nostri codici e il nostro modo di concepire culturalmente, indipendentemente dalle religioni, la fede e in generale la spiritualità. In un luogo come questo parlare di buddismo, parlare di spiritualità in generale ci sembrava liberarlo in realtà da quelli che sono poi i credi e le religioni e quanto detto dalle religioni. Una cosa importante credo, alla luce anche delle cose che succedono purtroppo tutti i giorni oggi, come messaggio sociale di unione, di condivisione, anche di capacità attraverso l'arte di comunicare qualcosa in modo pulito, in modo limpido. E questo volevamo dire, speriamo che le persone che hanno visitato oggi l'inaugurazione della mostra e le persone che verranno nei prossimi giorni, insomma, riusciranno a cogliere questo senso. Thank you.
අවුරුදු 11ක් නාපෝලියේ ඉඳලා තාම හරියට භාෂාව කතා කරන්න බැහැ. ඒක සමා වෙන්න ඕන බිම්ම. Pur essendo stato per 11 anni a Napoli, chiede scusa di non riuscire ancora a parlare bene la lingua italiana. Mi puntura di Gardacchino Porte è stata una. In da Hassita Gatamai, ma che l'assana pintura giri di Abalagano. Dice, solo una persona che è libera dentro, si sente libera dentro, riesce a cogliere queste bellezze, riesce a fare delle fotografie così meravigliose. Dice, quando vede queste foto lui si ricorda della sua infanzia. Mamma non è tauro di quello che è. Lui è diventato monaco all'età di 11 anni. Mi porto la scritta Godak City, ma che magari vivi, mi va che cale a mamma gatta. Dice, lui, come dire, ha visto se stesso in queste, in alcune di queste foto. E la mamma ha detto la vita prodotta le api ad altre gatte. Vivete e vate in acqua. Sin da piccoli loro hanno imparato, loro monaci hanno imparato il valore della vita, cos'è la vita. Io infatti ho come me, c'è un po' di gente nella villa. ජීවිතය පිළිබඳව ලොකු අත්දැකීම් ගොන්නක් මේ ගුරු මේ ලාවසිරිය සමඟ මේ චිත්තලියා මේ සහරපදියා බලලා අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. Dice, anche vedendo queste fotografie, voi potete imparare qualcosa riguardo la vita. කොහොම නමුත් මම කිසිම ආගමකට නැතුව අපිට අපේ ධර්මයේ උගන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ. ඉතින් අපිට උගන්වපු ලස්සනම වචනේ තමයි මේ ලෝකේ තියෙන අනිත්‍යතාවය කියන වචනේ. La parola più importante, la parola diciamo fondamentale nel buddismo è l'impermanenza. Api hemom me chaya rupa diha balana kota, api jeevitha diha balana kota, e tattata api hema avasthawakma patthana. Anicchetaya kiyanne. Dice in ogni momento della nostra vita noi vediamo, noi affrontiamo l'impermanenza. Metana tiyena me chaya rupa gattahama api samanyen dana wala danne athi. ඒ වගේම අපි පින්ඳ පාතේ පාත්‍රයක් කරන් හැමදාම මුදේ පාන්දර යනවා. ඇත්තම ගත්තොත් ඒක මිනිස්සුන්ගෙන් ඉල්ලනවා කියන්නේ. නමුත් අපි පාත්‍රයක් කරන් පාරට දැස්සට පස්සේ අපිට ගොඩාක් මිනිස්සු සලකනවා. අපේ අතේ සල්ලි නෑ. Dice, come vedete in questa foto, appunto, i monaci, insomma, che diciamo, noi stiamo in chiesi, mangiamo appunto con le mani. E dice, loro monaci scendono per strada semplicemente con un piatto vuoto in mano. È come dire, è un atto di umiltà, dice lui. Però comunque bisogna considerare che loro vengono molto rispettati, nel senso che scendono per diciamo, l'elemosina, escono per l'elemosina e ci sono tantissime persone che vengono appunto a offrirgli il cibo. Avrò ben visto la Napoli e Tava, stoppò a Mindela, non so che ne fai. ඒක නම් තමයි නාපොලි පින්ද පාත්‍රය වැඩිය. උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයක් පිරෙන ගොඩක් නාපොලි ඉන්න ඉතාලි ජාතික මිනිස්සු දානය පූජා කළා. Dice, due anni fa è venuto Marco Srilanchese da Stoccolma fino a Napoli a piedi. È venuto a piedi, appunto ha fatto le elemosine in tutta Napoli e ha detto che tantissime persone italiane hanno offerto molto cibo, diciamo, gli hanno riempito la ciotola. එතකොට අපි හැමෝම හැම පැත්තකින්ම මේ මනුෂ්‍යත්වයට යන ගමන. මේ ගමනේ වැදගත් වෙන්නේ අපේ හිත. හිත කියන එකයි. ඉතින් අපි හැමෝම අත ගොඩක් අපේ හිත අපි දෙඩ කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙතුමිය මට ආරාධනා කළා මේ අවස්ථාවට එන්න කියලා. මේ මම හිතනවා මේ මගේ මේ වචන වැඩි දිග්ගස්සන් නැතුව කෙටි වචන කීපකින් ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරන්න. Quindi in tutto il percorso della nostra vita quel che importa di più è quello che noi pensiamo e quello che noi siamo. Allora lui vorrebbe brevemente dire, appunto, dare dei consigli, insomma, basilari riguardanti la vita. Lui dice che nella vita bisogna sempre vivere nel presente. Sia il passato che il futuro non fanno altro che farci ammalare. උදාහරණයකට ගත්තොත් මම ඔබෙන් අහුවත් ඔබ කෝපි එකක් දීලා තියෙනවද කියලා හරියට ඔබ කවදාකවත් කෝපි එකක් හරියට දීලා නැහැ. Per esempio se lui vi chiedesse avete mai bevuto un caffè? In realtà voi non avete mai bevuto un caffè. අපි කනකට කනවා. අපි බොනකට බොනවා. හැබැයි මේ මොහොතේ ඉඳගෙන. Ah.
Sì, la differenza dei monaci rispetto alle altre persone è proprio quella, è proprio questa appunto, che quando mangiano, quando bevono, loro sono consapevoli di ciò che fanno, loro vivono nel presente. ඒක මොහොතක් එක කෝපි එකක් හරි එක කෑම වෙලක් හරි එහෙම අරන් බලන්න ලොකු වෙනසක් ඒක තුළ තියෙනවා. Dice provate almeno una volta a mangiare, a bere un caffè, a mangiare qualcosa vivendo nel presente. Voi sentirete la differenza. ඒ නිසා මේ මොහොත තුළ එනකොට අපිට කේන්තියනේ තරහ නැහැ. ඒ වගේම මේ මොහොතට අපේ හිතපත් කරගන්න පුළුවන් නම් ලොකු වටිනාකම් ගොන්නක් අපේ හිතේ සාර්ථක ජීවිතේ ඇති කරවනවා. ඒ අතර අපිට ගොඩාක් Dice, il vantaggio fondamentale del vivere nel presente è quello di non arrabbiarsi, è quello di non rimuginare sul passato. Dice, molti di quelli che sono qui sicuramente sono irascibili facilmente. ඒක ඉතින් ඇත්තටම මම කේන්ති නොවෙන තරමට මේ ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ ඡාය රූප වලින් කරන පේන්ති කේන්තියක් කියන නම් මේවා ගන්න බෑ. Dice una persona che ha all'interno di sé l'ira non è capace di fare delle foto del genere. Dice pensa che Kenti non viene nel mondo di Vattenne. Ma ho ben illa හිටනවා මේ මොහොත තමයි භාවනාව කියන්නේ. මේ මොහොතේ පැවිදින්න. මේ මොහොතේ නිදා ගන්න මේ මොහොතේ කන්න මේ මොහොතේ වැඩ කරන්න මේ මොහොතේ පවුලත් එක්ක ජීවත් වෙන්න මේ මොහොතේ දරුවොත් එක්ක ඉන්න ඒක තමයි භාවනා. Cos'è la meditazione? La meditazione è vivere nel presente, mangiare nel presente, vivere con la propria famiglia nel presente, parlare con gli altri nel presente, fare tutto nel presente è appunto la meditazione. උදාහරණයකට කිව්වොත් දැන් අපි හුස්ම ගන්නවා හුස්ම පිට කරනවා මේකත් එක භාවනාවක්. Per esempio il fatto che noi respiriamo, inspiriamo ed espiriamo, anche questa è una meditazione. Appieca bhavana vattana anapana sati kiyala. Eka hari wedagathma bhavanawa. Sì. C'è un tipo di meditazione che appunto si chiama anapana sati, che è una delle meditazioni più famose, e appunto consiste nel respiro, nel respirare, inspirare ed espirare. Ettaram gatta apita kan nathuwa nidaganna nathuwa wathura gonne nathuwa samanyen dawasak inna puluwa. Namuth Dice, in realtà noi siamo capaci comunque di stare senza mangiare, senza bere per un giorno, però senza respirare non riusciamo a stare. Quanto tempo riusciamo a stare senza respirare? Allora, cos'è che ci fa vivere? Allora, quel che chiede lui è, avete mai inspirato, espirato? Diciamo, essendo consapevoli dell'inspirare o dell'espirare. Dice, è fondamentale appunto vivere nel presente. අපි ඒ වගේ ගමනක තමයි හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. අපි දෛනිකව භාවනා කරනවා. ඔබත් විනාඩි දවසකට 10ක් භාවනා කරන්න. නිහඬව තැනකට ගිහිල්ලා, ගෙදර තමන් ගෑඳේ ඉඳගෙන, හුස්ම හිතට ගන්න හුස්ම පහළට පිට කරන්න. ඒ තමයි හිතන්නේ යන්න තෝරපක් පිටට වෙනවා. මෙහෙම කරන්න. එතකොට ඔබට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. Dice, consiglio anche a voi di, come dire, provare a fare meditazione almeno per 10 minuti al giorno, provare appunto a sedersi in pace, seduti comodi appunto, cercare di inspirare ed espirare vivendo nel presente. මේ ශරීරයට වටිනාකම් ගොඩක් අපි ඉතින් එකතු කරනවා කියලා. ලෝක ගොඩක් මේ හොයාගෙන යන්නේ සතුට වෙන්න ඇති. මෙතෙන් දැවිලා මේ ෆොටෝ බලලා සතුට වෙනවා. ට්‍රිප් එකක් ගිහලා සතුට වෙනවා. කෑමකට ගිහලා සතුට වෙනවා. ගෙදර දරුවා දැකලා සතුට වෙනවා. එහෙමනම් ඒ හැම දෙයක්ම සතුට සඳහා යන ගමනේ මේ දේ කරලා බලන්න. ඔබට වටිනා සතුටක් ඔබේ හිතේ ඇති වෙයි. හැබැයි අතර වැදගත්ම දෙයමයි නොවැඩි ජීවත් වෙන එක. Sì. Allora, noi cos'è che cerchiamo continuamente nella vita? La felicità, no? Persino venendo a questa mostra voi cercate la felicità, guardate queste fotografie e cercate appunto il piacere. Allora dice provate a meditare e vedrete quanto è piacevole, quanto può aiutarvi nella vostra vita. Il problema fondamentale di tutti è il fatto che noi ci attacchiamo, l'attaccamento.
dice una storia molto breve poi. හාමුදුරලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ හාමුදුරලා දෙන්න දවසක් ගමනක් යනවා. ගඟක් තියෙනවා වතුර පිළිලා. එහා පැත්තේ කාන්තාවක් ඉන්නවා. ඒක හාමුදුරගෙන මොකද කරන්නේ? මේ කාන්තාව උස්සගෙන මෙගුණින් ගෙනල්ලා තියෙනවා. නමුත් හාමුදුරුන්ට ඒක කාන්තාවක් උස්සගෙන යන්න බෑ. නමුත් ඊට පස්සේ ටික වෙලාකට පස්සේ මේ කට්ටිය එහා පැත්තට යනවා. ගිහිල්ලා පැය දෙකක් ගමන යනකොට අර කාන්තාව උස්සන් අපහාරුනේ අනිත් හාමුදුරුවෝ අහනවා. ඔය හාමුදුරුවෝ මහ නරක වැඩක් කළේ. හාමුදුරුවන්ට හොඳ නැහැ ගෑනලා මේ කල්ලා. ඒ වෙලාවේ දරහාමුදුරු හිනහල උත්තර දෙනවා. මම ඒ කාන්තාවල්ලා මේ පැත්තෙන් ගෙනල්ලා දීලා ඉතින් නමුත් පැය දෙකක් තිස්සේ ඒ කාන්තාව ජීවත් වෙලා තියෙනවා. බොහොමසෙ පිහිටින්නේ. Allora dice c'è appunto una storia che in cui si parla di due monaci. Questi due monaci fanno, diciamo, camminano nella foresta, camminano e ad un certo punto incontrano, devono attraversare un fiume. E c'è una donna che non riesce ad attraversare questo fiume. E cosa fa uno dei due monaci? Per aiutare la donna, anche se non dovrebbe un monaco, per aiutare la donna appunto la porta in spalla, la porta dall'altra parte, sull'altra riva del fiume. Allora, insomma, la donna viene aiutata e i due monaci continuano a camminare. Dopo circa 2-3 ore, l'altro monaco dice al monaco che ha portato la donna in spalla, dice, tu hai fatto una cosa molto sbagliata, non avresti dovuto portare quella donna sulla spalla. E quell'altro monaco cosa risponde? Dice, io ho fatto solo una cosa, ho preso quella donna e l'ho aiutata ad attraversare il fiume, ma tu per 2-3 ore hai continuato a portarla sulle tue spalle. පැත්ත කරලා නිහඬව තියන්න මම හිතන ඔබට ලස්සන ගමනක් යන්න මෙතුමිය මේ පෑර පොලිම උදව් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඔකට හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද කරනවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා quindi soprattutto vuole fare gli auguri insomma per questa nostra che è stupenda e vi auguro una buona serata Thank you very much. Thank you.